Ciao bimbi, come state? Spero che stiate molto bene voi e le vostre famiglie. Oggi volevo raccontarvi di una cosa. Allora, mentre stavo facendo merenda col mio tè e i miei biscotti, una goccia di tè è caduta sulla tovaglia e ha creato una macchia pazzesca. Sembrava quasi un mostro. Allora ho pensato, stai a vedere che con il tè si può dipingere? Ho provato, anche perché mentre stavo bevendo il mio tè con i miei biscotti mi è venuta in mente la storia che abbiamo letto insieme, dove ci sono questi amici che fanno la merenda insieme con i biscotti. Allora ho provato, ho preso un po' di acqua calda, potete farlo anche voi aiutati dalla mamma e dal papà. Poi ho cercato nella mia dispensa tutte le bustine del tè che avevo, di tutti i gusti diversi, le ho messe dentro i bicchieri, ho versato l'acqua calda, dimmi non tanta, tanto così basta nel bicchiere, e ho aspettato. Quando l'acqua era fredda e il colore delle bustine l'aveva colorata, ho iniziato a dipingere. Ho preso dei fogli, anche dei fogli che erano già scritti dietro per poterli trasformare. Ho preso un pennello e ho iniziato a dipingere. Ma sapete che altro si può fare? Si può prendere proprio la bustina e lasciare, proprio come era successo sulla mia tovaglia, cadere le gocce e vedere che cosa può succedere. Poi posso anche alzare il foglio, le gocce scivolano e formano dei disegni e delle forme stranissime. Se non ho voglia di usare i pennelli, bimbi, posso usare direttamente la bustina. Ehi, schizza, ma guardate che forme! Bimbi, provateci anche voi. Aspettiamo i vostri disegni e intanto vi salutiamo e vi mandiamo un bacio. Ciao!